Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna. In tutto. A Nanni Di Bellari i padroni di casa eseguono la miglior prova di stagione mettendo sotto l'ex sorpresa del torneo dietro il Roncofredo chiamata Polisportiva Sala. La formazione adriatica gioca una partita ordinata senza commettere errori di sbavatura se non sul rigore causato e assegnato agli ospiti che vede in Sala ristabilire la parità in campo. La squadra ospite inizia rendendosi subito pericolosa. La conclusione dalla distanza di Pallante viene sporcata da Vernocchi, sfera in questo caso fuori di un nulla. Ancora Sala pericoloso, Zoffoli mette al centro, sfera colpita da Canini con l'estremo di casa Mignani che sventa il pericolo. In Sala a questo punto si addormenta davanti allo specchio, il retropassaggio di Calandrini in direzione Gollinucci ne è una prova concreta, l'estremo ospite svirgola il pallone ma Gambuti non riesce ad approfittarne mettendo a lato da posizione defilata. In contropiede Floris arriva stanco al momento del tiro, per Gollinucci un gioco da ragazzi bloccare la sfera, più insidiosa questa iniziativa che parte dalla sinistra che porta al tiro Caporali, ribattuto in suo tentativo dalla difesa rossoblu. L'ultima azione del primo tempo è di marca ospite, dalla bandierina arriva questo pallone in area di rigore dove Vernocchi non riesce la deviazione vincente. Il Bellaria prende fiducia, nella ripresa già al secondo passa, Caporali va via sulla sinistra, mette al centro per la corrente Floris, assist per Chiussi che fa 1-0 e via alla gioia in corpo. La risposta del Sala arriva 3 minuti più tardi, da rimessa laterale Pagliarani si smarca di Floris ma secondo giudizio arbitrale il numero 6 bellarese a strattonare il numero 9. Il replay ci rende maggiore chiarezza. Dagli 11 metri Yuri Bartolini sigla l'1-1 momentaneo. Dall'altra parte Caporali calcia debolmente tra i guantoni di Gollinucci, il Bellaria vuole fortemente i 3 punti, ci prova a combinare Chiussi con Gambuti, tiro di quest'ultimo fuori misura. Nel finale lo stesso Chiussi prova dalla distanza sfiorando questa volta la marcatura, mentre sull'auto di sinistra Floris serve Caporali che distinto va alla conclusione, non certamente irresistibile, ma Gollinucci non riesce a trattenere. Nel finale il Sala va vicino invece al colpo del KO, ma alla fine un punto per parte accontenta ambedue le formazioni.